tutte le mani sul lungomare. C'è un ferito, hanno causato un fuggi-fuggi generale delle persone che erano a passeggio, mentre ora spunta la notizia di un pestaggio avvenuto nei giorni scorsi ai danni di un tredicenne, compiuto da sette coetanei. Sentiamo Claudio Pappaianni. È stato uno sguardo di troppo a far scoppiare la rissa ieri tra bande di ragazzini sul lungomare di Napoli. In pochi minuti si è scatenato il panico tra famiglie a passeggio con bambini vestiti da carnevale e clienti sedute ai tavolini di bar e ristoranti che affacciano sul golfo. I protagonisti, tutti minorenni tra i 14 e i 17 anni, si incrociano per caso. Prima gli insulti, poi la rissa. Sembra finire lì, ma subito dopo i gruppi si affrontano di nuovo. Stavolta spuntano i coltelli e un quindicenne viene colpito a una mano. Arriva l'ambulanza e la furia del branco non si placa. In quattro si scagliano contro un operatore del 118 che finisce a terra. Solo l'intervento della polizia riesce a riportare la calma. Dal centro alla periferia, da Chiaia a Pianura, cambia lo scenario, non la violenza. Un ragazzo di 13 anni viene pestato fuori scuola. Lo affrontano in sette, anche loro giovanissimi, tra i 13 e i 14 anni. Volano calci e pugni. Una settimana fa si erano già scontrati per una partita di calcetto. La vittima era stata minacciata con un coltello. Stavolta è finita peggio. Colpito più volte con un tirapugni, il ragazzo è finito in ospedale con contusioni multiple e un trauma facciale. Ne avrà per 15 giorni. I carabinieri hanno identificato tutti e sette gli esponenti di quella che appare una vera e propria baby gang. Risponderanno dei reati di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi.